Ti adoriamo, ostia divina. Ti adoriamo qui in tutte le chiese sparse per il mondo. Ti benediciamo perché per la tua santa croce hai redento tutta l'umanità. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato, Signore Gesù. Ecco i tuoi poveri, ecco i tuoi ammalati. Quasi tutti sono gli stessi che vengono ogni lunedì in questo luogo. Vengono per adorarti, vengono perché ancora sperano nella tua bontà, vengono perché in questo luogo trovino pace, conforto, speranza, sollievo dalle loro malattie. Tu sei sempre lo stesso, Signore, tu cammini. E anche quando non dai la guarigione completa del corpo, tu procuri a ciascuno di noi una guarigione lenta dello spirito e un sollievo anche nelle sofferenze del corpo. Tu sei il Signore che cammina con noi in questa valle di lacrime verso la patria. Signore, noi non possiamo eliminare tutte le sofferenze di questo mondo, perché è per la tua santa croce che noi ci salviamo. E parte della croce sono le sofferenze fisiche, le sofferenze morali, le sofferenze spirituali. Signore, siamo qui per darti gloria anche nella nostra sofferenza, per cantare a te. Anche nei nostri dolori siamo qui per attingere ancora da te forza e coraggio per proseguire nel nostro cammino. Lode e gloria a te, oh Signore. Signore, la nostra guarigione è nelle tue mani, però ci sono degli ostacoli che tante volte noi frapponiamo. Alle volte non siamo capaci di perdonare. Dentro il nostro cuore c'è ancora del risentimento, del rancore, del livore. Anche quando noi cerchiamo di occultare, quando crediamo di essere in pace con tutti, dentro il nostro cuore ci sono delle riserve, ci sono dei lati negativi, ci sono dei lati in cui si annida il male, e questo è un impedimento, Signore, alla nostra guarigione. Tu hai detto per bocca del Siracide: tu che non perdoni al tuo fratello, con quale faccia ti presenti a lui per chiedere la guarigione? Tu non usi misericordia e vuoi che Dio usi misericordia a te? Signore, ti chiediamo questa sera di liberarci da questo grande ostacolo. Dove non c'è perdono, non c'è guarigione, né fisica, né morale, né spirituale. Dacci la grazia, il dono di perdonare tutti, perdonare soprattutto quelli che ci stanno vicini, che ci fanno del male, che ci piagano ogni giorno. Dove hai ricevuto queste piaghe? Nella casa dei miei fratelli, dice il profeta Zaccaria. Signore, dacci la grazia di perdonarci a vicenda per facilitare la guarigione. Signore, c'è un altro ostacolo in noi che impedisce la guarigione. Tante volte
Noi vogliamo la guarigione ad ogni costo, per qualunque strada. Se tu non ce la dai, andiamo altrove. Saliamo le scale della Chiesa e saliamo altre scale, così indifferentemente, per chiedere guarigione. Tu, Signore, non vuoi che facciamo una doppia strada. Tante volte, Signore, noi camminiamo per strade cattive e non avendo ottenuto nulla veniamo da Te con la speranza di ottenere, ma non ci interessi Tu, ci interessa la guarigione. Poi di Te possiamo anche scordarci, possiamo anche voltarti le spalle, purché Tu ci dia la guarigione, ossia ci interessa noi, ci interessa la nostra salute e il nostro egoismo che noi coltiviamo. Di Te poco noi ci interessiamo, se non quel tanto quanto è necessario per ottenere questo dono, salvo poi a lasciarti ottenuto quel dono. Questa disposizione interiore, Signore, che tante volte in noi ostacola la nostra guarigione. Tu vuoi un cuore libero, un cuore disposto a Te, un cuore povero, un cuore che anche chi non ottiene è sempre fedele a Te. O Signore, dacci la grazia questa sera di liberarsi di questi due ostacoli, fra i tanti ostacoli che impediscono la nostra guarigione. Lode e gloria a Te, o Signore. Signore, fa che tutti noi perdoniamo, ci perdoniamo gli uni gli altri per liberarci dal grande ostacolo alla guarigione. Signore, dacci la grazia di non credere a maghi e fattucchieri. In realtà qui non ci sono maghi. I veri maghi sono degli studiosi che entrano in uno stato magico dopo lungo studio ed esercitano dei poteri che acquistano con grande fatica e in relazione al maligno. Però invece di maghi noi abbiamo imbroglioni, abbiamo falsi maghi, abbiamo fattucchieri, abbiamo gente che approfitta della credulità della gente, abbiamo sfruttatori e sfruttatrici della credulità della gente senza alcun potere magico. Signore, noi Ti chiediamo che i nostri fratelli, le nostre sorelle, tutti i sofferenti soprattutto, tutti i disagiati, aprano gli occhi e non si lasciano irretire da questi imbroglioni che non sono maghi, perché non hanno nessun potere magico, che sono fattucchieri senza nessun potere, ma seducono la gente, intrecciano le nastre, fanno tante e tante manovre per spillare denaro alla gente. Signore, fa che nessuno cade nei lacci di questi falsi maghi, cade nei lacci di questi imbroglioni, di questi sfruttatori della società. Per questo, Signore, noi Ti preghiamo. Ascolta. Signore, Tu vuoi svegliare in noi la fede. Tu mi hai detto, abbiate fede in Dio. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Però quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdona voi i vostri peccati. Grazie, Signore, di questo testo di Marco 11. Tu inculchi la fede e il perdono, la fede in te. Certamente è difficile avere la fede carismatica, è un dono tuo, però è un dono che possiamo pregare, possiamo chiedere in preghiera. Dacci, Signore, la fede carismatica, la fede di ottenere quello che chiediamo, perché le tue parole sono sempre vere. Se noi crediamo senza dubitare che quello che chiediamo ci viene dato, quella cosa ci viene data. Sono parole tue, Signore, e tu non dici menzogna. Dacci questa fede, Signore, questo grande dono, perché noi possiamo ottenere quello che chiediamo. Ma dacci anche il dono del perdono, senza di cui non c'è fede vera. Dacci di perdonarci gli uni gli altri, perché senza perdono non c'è remissione né di peccati né di malattia. Gloria e gloria a te, Signore. Chiere che cucino nastre e dicono oracoli e irretiscono la povera gente, fanno morire quelli che dovrebbero vivere e fanno vivere quelli che dovrebbero morire. Ma io strapperò dalle vostre mani questi nastri magici, strapperò il mio popolo, dice il Signore, dalle vostre mani, in modo che non imbrogliate più la gente con le vostre arti. Grazie. Siamo il Signore di quanto ha fatto. Chiediamo al Signore che la sua mano non si accorci, neanche questa sera. Speriamo in Lui. Qui intanto dalla sala viene qualche indicazione. C'è una tachicardia che passa e Gesù concede ancora due posti di lavoro a due persone. C'è pace in una famiglia perché i due coniugi si riconciliano. Poi c'è una liberazione da magia, cioè una persona che era irretita da maghi ha aperto gli occhi e si è liberata. Ma non è soltanto una persona, sono diverse persone che appartengono a un unico ceppo familiare, si sono ricredute e hanno così abbandonato questa strada pericolosa e molto danarosa, perché hanno speso un sacco di denari. Ringraziamo il Signore e avvertiamo anche perché spendete il vostro patrimonio in ciò che non giova, dice il Signore. Venite a me, comprate e bevete senza denaro. Ecco, il Signore non vuole denari. Mangiate e bevete, non spendete il vostro patrimonio per altre vie. Queste cose dice il Signore ad alcuno di voi qui presente. Prendiamo il Signore perché anche questa sera vuole concedere grazie, vuole guarire. E chiederemo queste grazie poi alla fine per tutti, invocando lo spirito di guarigione su di tutti, perché il Signore voglia manifestare la sua gloria. Ecco, preghiamo per questi fratelli che verranno così elencati. Ci alziamo con grande fiducia nella potenza di Dio e invochiamo così il suo Santo Spirito. Yati yare da yera ma yara isha na la yara yani iri yara yano yeru
Shurinya Narayana Nakulo Shanti Shurinya Meyamiya Narara Nayamistu Storoko Torina Mariana Shidastaga Tevaranya Naye Shyarani Morena. Ecco, la mia mano non si è accorciata, il mio cuore si è aperto a voi, abbiate fiducia in me, frequentate sempre i miei atri, prostratevi davanti a me, implorate perdono dei vostri peccati ed io vi esaudirò. Ecco, io tocco l'occhio destro di una persona, poi la cervicale sinistra di un'altra persona e tocco ancora le orecchie di una persona in modo che essa possa sentire bene. Poi tocco i talloni di un'altra persona che sono appesantiti e doloranti. Signore, ti ringraziamo perché stai operando anche nelle viscere di una persona di un male grave. Ti ringraziamo perché stai guarendo. E ti ringraziamo di tutte le altre guarigioni sintomatiche, tanti dolori che spariscono, ed è quella pace che stai dando a tanti cuori. Grazie, Signore Gesù. Signore, da questa sera a tutti lo spirito di contrizione dei propri peccati. A questo spirito di contrizione ricevuto sono connesse tante grazie, soprattutto di pacificazione. È una grazia che si aspetta da tanto tempo, una notizia nuova che la persona attende da tanto tempo finalmente arriva. E adesso domandiamo a Gesù la sua santa benedizione. Andiamo col cuore in pace e col desiderio di incontrarci sempre col nostro Dio.